Mercato immobiliare alberghiero, trend in forte crescita. Buongiorno amici investitori, io sono Dario Sicuro e benvenuti sul canale. Prima di iniziare ti chiedo di mettere un bel mi piace al video proprio qui sotto e di iscriverti al canale cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sul settore immobiliare. Oggi vorrei parlarvi del mercato immobiliare alberghiero che in Italia è cresciuto nell'ultimo anno del 40%. Cresce il turismo, siamo ormai a livelli pre-pandemia e cresce anche il mercato immobiliare legato al turismo. Settore che comprende anche i tanto commentati affitti brevi di cui abbiamo già parlato in passato. L'Europa conta un fatturato di circa 20,5 miliardi di euro relativamente agli investimenti immobiliari alberghieri e anche l'Italia prosegue in un trend positivo con 3,5 miliardi di fatturato. Di questa crescita esponenziale si è parlato all'Hospitality Forum 2023 di Milano, dove sono stati presentati i dati del rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero. La ripresa dei flussi turistici e la ristrutturazione, favorita dalle diverse misure di agevolazioni fiscali del patrimonio immobiliare, ha favorito indubbiamente la crescita del settore. Per l'Italia il settore turismo è indubbiamente un asse portante, ma sappiamo bene, soprattutto noi che viviamo al Sud Italia, che bisognerebbe continuare a investire per essere maggiormente attrattivi a livello mondiale. Gli investimenti dovrebbero concentrarsi sulle infrastrutture. In alcune regioni, infatti, è ancora lontano il sogno di avere dei servizi adeguati ai flussi turistici e parallelamente bisognerebbe continuare a incentivare la ristrutturazione e il rinnovo del patrimonio alberghiero italiano. Nel corso del 2022 il turismo internazionale globale ha recuperato il 66% dei livelli pre-pandemia. A fine anno il numero di turisti che hanno viaggiato all'estero è arrivato a 960 milioni, più del doppio del 2021. L'Europa ha registrato 585 milioni di arrivi nel 2022. L'inflazione purtroppo gioca il suo pesante ruolo sui prezzi, ma se andiamo a guardare i dati, le transazioni relative a strutture ricettive europee hanno interessato alberghi di tutti i segmenti di offerta, con una quota maggioritaria relativa alla classe dei 4 stelle. Se guardiamo nello specifico all'Italia, le allocazioni degli ultimi 18 mesi hanno riguardato poco più di 80 strutture ricettive. 3 stelle circa il 26%, 4 stelle circa il 41% e 5 stelle circa il 32%. Una buona parte delle allocazioni ha continuato a interessare location consolidate come Milano, Roma, Venezia, ma con una buona crescita anche di altri centri urbani. Il patrimonio immobiliare residenziale in Italia ammonta circa 35,4 milioni di unità. Parte di esso viene oggi dedicato all'affitto breve. Una parte riguarda i bed and breakfast con oltre 33.000 unità. Una quota riguarda 120.000 appartamenti privati gestiti da società strutturate in maniera professionale, mentre la porzione più consistente, circa 465.000 appartamenti, riguarda immobili privati immessi sul mercato degli affitti brevi con una gestione autonoma. Le previsioni nel settore immobiliare alberghiero prevedono crescite a due cifre per i prossimi anni. Il mio consiglio dunque è quello di tenere sott'occhio questo mercato e se avete intenzione di investire i vostri risparmi o far fruttare il vostro patrimonio immobiliare, rivolgetevi ad un consulente immobiliare che possa guidarvi nei meandri delle locazioni brevi e degli investimenti immobiliari alberghieri. Seconde case al mare, in montagna, in campagna o in centri urbani ad alto flusso turistico possono diventare un'importante fonte di reddito, parola di consulente immobiliare. Amici, per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, clicca il tasto del mi piace per supportare il canale e ricorda di cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito e al prossimo video. Ciao, amici investitori.